Dopo 2 minuti di catalizzazione è andata a dare la seconda passata senza sgrassare. Così avrete la coprenza proprio quasi totale, perché questo gel qui, in base alle stesure che date, diventa sempre più coprente. Ne date una, è lievemente coprente, ne date due, è già molto coprente, ne date tre, avete la coprenza totale. Addirittura ho visto che è moda di quest'anno già su tante riviste, io ho già cominciato anche a farlo perché mi è stato già richiesto. Usarlo proprio come se fosse un polish, quindi tutta l'unghia, viene un'unghia color carne, molto bella, molto naturale ed è molto in auge in questo momento. Si chiama il Nude Look, magari enfatizzato da un solo brillantino, viene molto bella come tipologia. Approfitto anche adesso, quando uscirà l'unghia, per farvi vedere come si fa un'ottimale sigillatura, perché comunque anche quello ho capito che è uno dei vostri grossi problemi, non sigillare bene. Quindi dopo il gel purtroppo sbecca in punta, vi salta via qualche pezzettino a destra e a sinistra, il French può annerire, può ingiallire, ci possono essere purtroppo delle infiltrazioni d'acqua che sono molto pericolose per l'unghia, perché comunque l'infiltrazione d'acqua può andare a creare la muffa, può andare a creare alla lunga un fungo, quindi mi raccomando, la sigillatura della punta dell'unghia ricostruita è una cosa importantissima. Mai dopo la sigillatura, la chiusura, limare l'unghia, perché comunque andate appunto a togliere questo sigillo e dopo di ricostruzione. A questo punto andate a sgrassare per bene anche sotto, perché avendo dato la sfinata con la fresa sicuramente c'è della polvere. Ecco, da me purtroppo sull'unghia finta, adesso sulla mano finta si intravede un po' di gomma della mano, quindi comunque l'effetto trasparente viene un pochino ad essere meno marcato. Comunque se l'ho fatto sull'unghia naturale mi viene perfetto senza problemi. Allora, se stendiamo un sigillante a smalto, quindi in barattolino, come può essere lo Shining, prendiamo il nostro pennello, andiamo a prendere il sigillante, questa più o meno è la quantità per un'unghia, vedete questa pallina qui, lo cominciamo a stendere da dietro, lo appoggiamo, poi lo cominciamo a strisciare con il pennello. Vi consiglio per questa cosa un pennello piatto. Guardate di averlo passato per bene anche nei suoi laterali. Il sigillante va steso, mi raccomando, in strato un pochino abbondante. Poi, ecco, la cosa importante che dovete fare, ma anche se in questo momento state usando un sigillante a pennello come può essere il fast finishing, avete comunque sempre un pennello. E quando arrivate qui, adesso avete sigillato, in questo caso per la punta trasparente vi consiglio anche un giro di sigillatura sotto la punta, così. Però la cosa importante è il passaggio che tante persone non fanno ed è lì che sbagliano, è la sigillatura della punta, perché tra l'altro un minimo di gel in punta, in lampada, si ritira sempre un pochino, quindi è importante abbondare, di modo che se si dovesse ritirare, almeno voi l'avete comunque messo e non si ritira quel tanto che vi va a compromettere la ricostruzione. Quindi bene nei suoi laterali così. E poi il segreto è appoggiarlo anche un po' qui. Andate a prelevare un'altra puntina e appoggiate proprio qui, così siete sicuri che andate a sigillare proprio la sua unghia. Vedete che io non lo sto strisciando, ma lo sto come tamponando sulla punta.
proprio in questa maniera. Così anche se un minimo si ritira in lampada, ne avete messo la quantità sufficiente che comunque va a tenere la punta perfettamente isolata. Stessa cosa andate a fare se state facendo con un sigillante tipo il fast finishing. Adesso io sto tenendo la cosa lunga per farvi vedere bene i movimenti, ma dovete insomma essere più veloci perché il fast finishing comunque è molto liquido. Questo invece è un pochino più denso. Una cosa che molte persone non sanno è che quando vanno a stendere il sigillante, quando sono arrivate a questo punto, adesso l'ho fatto apposta con la punta del pennello per farvi vedere, se inclinate l'unghia da questa parte, dovreste vedere una conchetta, tipo qui, adesso l'ho fatta apposta, con il sigillante vi è possibile sistemare questa cosa. Andate con la punta del pennello, tipo, a risistemare un po' la superficie dell'unghia, potete farlo con il sigillante. Vedete che adesso è tornata di nuovo bella livellata. Allora, i sigillanti con dispersione, qualsiasi sigillante, quindi non vale perché vi sto parlando dello shining di Special Nails, ma vale per tutti. Una volta uscito dalla lampada e ci deve rimanere 2 giri di lampada per fare 4 minuti complessivi, non va mai sgrassato subito con il cleaner, perché il caldo delle lampade, il freddo del cleaner ve lo fa opacizzare. Dopo, vabbè, ci sono sigillanti più lucidi e meno lucidi di altri. Però mi raccomando, aspettate circa 30 secondi. 30 secondi e poi dopo andate a sgrassare con il cleaner. Mi raccomando, non con l'alcol. I costruttori potete sgrassarli con l'alcol etilico e va benissimo, ma il sigillante finale no, perché comunque vi diventa sicuramente più opaco rispetto dello sgrassarlo con il cleaner. Mi raccomando, quello è importantissimo, così vi rimane più lucido. Se invece usate un sigillante senza dispersione come può essere questo, usciti dalla lampada è già comunque asciutto, non ha lo stato di dispersione da sgrassare, è già a posto, potete dare un giro d'olio alle cuticole e comunque avete già finito. Allora, questo è un validissimo sigillante, io lo consiglio, è lucidissimo, rimane tale per 4 settimane, non ingiallisce sotto le lampade con il fumo, adesso che andremo in stagione di mare e altre cose, però quello che vi dico sempre è, se fate una struttura dell'unghia perfetta, allora potete passare solo lui, non vi creperà, non vi farà ragnatele, non vi farà niente. Se ancora siete all'inizio, la struttura non è ben calibrata, non è perfetta, non è altro, mi raccomando, non andate direttamente con questo. Passate prima un altro sigillante, che può essere appunto lo Shining come ho fatto io, un altro sigillante comunque a barattolino, e poi dopo i 4 minuti di catalizzazione non sversate e ci passate una passata di questo. Tipo adesso io ho fatto i miei 4 minuti senza sgrassare, vado a dare una passata. Vedete, così. Perché tra l'altro di questi sigillanti l'errore di tante è metterne troppo e quindi di conseguenza dopo vi fa come della sabbiolina in rilievo sopra. Oppure di metterne poco ed ecco che va a crepare. Bisogna trovare proprio la giusta dose per questi sigillanti. Questi sigillanti sono tra i più validi e i più lucidi, però ci vuole un po' di attenzione per usarli, mi raccomando. Quindi, se siete inesperte, prima un altro sigillante e poi questo. Se siete esperte, invece potete andare direttamente con questo e non avete problemi. Addirittura dopo il gel colorato, questo qui, potete metterlo direttamente senza neanche sgrassare il gel colorato. Anzi, attacca meglio e rimane ancora più lucido. Lo lasciate 3 minuti e siete a posto. Però trovate sempre la giusta dose, mi raccomando. Perché tante ragazze non trovano la dose, impazziscono, li buttano via ed è un peccato perché comunque sono tra i sigillanti più lucidi sul mercato, ok? E vanno benissimo anche per sigillare le ricostruzioni in acrilico, non solo quelle a gel. Ok, allora, l'effetto finale di questo video lunghissimo, ma spero pieno di informazioni che abbia chiarito tantissimi dubbi, è questo qui. Adesso purtroppo, come vi dicevo, la punta dell'unghia fatto su questa mano qui non è l'ideale, sicuramente vi sarebbe venuta meglio fatto su una mano umana, però vedete che adesso io tipo appoggio la mia sotto che è azzurra, vedete la trasparenza dell'unghia, un effetto molto carino.
Ok, spero che il video sia stato utile. Ho cercato di racchiudere tutte le domande e le vostre difficoltà lavorative che mi venite a chiedere. Vi mando un grosso bacio, alla prossima!